Stavo parlando con questo ragazzo che mi ha detto una roba del tipo C'è questa mia amica, vorrei invitarla a uscire ma non mi sento ancora sicuro, dovrei aspettare? Ma certo, assolutamente. Infatti, mentre tu ora stai parlando con me, un altro tuo amico l'ha invitata a uscire e si stanno baciando. Ho visto il terrore nei suoi occhi e credo che il messaggio gli sia arrivato forte e chiaro. Se a voi non è arrivato, ve lo spiego peggio. Aspettare di sentirsi pronti non ci fa mai sentire pronti, anzi ci fa sentire meno pronti. Perché aspettare di sentirsi pronti è come aspettare di sentirsi pronti per un lavoro o per un esame. L'unica cosa che può accadere è che si innescano dei film mentali che raramente sono positivi. Tendenzialmente sono di tristezza, distruzione e lei che ti sputa in un occhio. Quindi aspettare non è mai l'idea giusta. Aspettare è una buona idea se tu hai delle strategie. Quindi in realtà non stai aspettando, ma stai creando la situazione migliore compiendo delle azioni. Al contrario, se non hai delle strategie perché non sei esperto, aspettare farà soltanto allontanare il momento in cui ti sentirai sicuro e farà avvicinare il momento in cui ti sentirai sempre meno sicuro. Quindi aspettare di sentirvi pronti non serve a niente. Aspettare di sentirvi pronti è un metodo... Ultra efficace per farvi sentire non pronti.